Buongiorno a tutti, buon pomeriggio di nuovo, ben ritrovati. È stato un buon consiglio europeo dal punto di vista della qualità della discussione. Devo dire molto intensa anche la parte di questa mattina, 27, ma ogni valutazione non può che partire da un elemento quasi umano, l'impressione, lo shock di fare il primo consiglio europeo a 27. Avere cioè per la prima volta la formalizzazione di un'assenza. E in questa formalizzazione di un'assenza, nel portare la voce dell'Italia e degli italiani, ho scelto di partire dal sacrificio di Jo Cox. Questo è un tempo in cui la velocità è capace di macinare tutto e quindi ciò che è accaduto anche soltanto 10 giorni fa sembra lontano, lontano anni luce, ma pensare che una giovane mamma, una quarantina d'anni, più o meno la nostra età, con due bambini, non potrà crescere i propri figli in virtù di un gesto di violenza e di odio senza paragone, senza fine. È comunque qualcosa che non può essere metabolizzato come una delle tante cose che accadono. E quindi nell'intervenire, sia ieri che oggi, ma soprattutto ieri, in presenza di David Cameron, ho sottolineato questo in primis, cioè che il sacrificio di Jo Cox non può farci dimenticare le sue idee, le sue battaglie, i suoi valori e l'idea, in fin dei conti, che la politica è una cosa seria, terribilmente seria, quando cerca di cambiare in meglio le cose, la qualità della vita delle persone, ma che talvolta finisce per essere oggetto di quell'odio che dovrebbe essere espulso dal dibattito politico. Dunque, una discussione vera, accesa, una discussione che ha visto nel corso della giornata di oggi tentare di fare un salto di qualità nelle conversazioni. L'abbiamo fatto anche questa mattina, rivedendoci con François Hollande e Angela Merkel dopo l'incontro di lunedì a Berlino, per cercare di aiutare una discussione che non fosse soltanto sulle procedure. Articolo 50 si risponde così. L'articolo X si risponde cos'ha, ma insomma, di fronte allo shock che l'uscita del Regno Unito ha suscitato nell'opinione pubblica europea, a mio avviso era fondamentale dare un messaggio di qualità nella risposta. Questo messaggio di qualità è stato un messaggio che ha portato a discutere di tante questioni. Se riusciremo ad essere coerenti con ciò che abbiamo detto, ci accingiamo a vivere mesi interessanti della discussione europea. Io ho insistito per la proposta sulla quale ho chiesto a tutti di riflettere, di dare comunque ai giovani inglesi e ai giovani britannici un'occasione, un'opportunità di continuare a far parte della grande famiglia europea attraverso magari un provvedimento sulla cittadinanza ad hoc, da approvarsi ovviamente nei rispettivi Stati membri, ma un provvedimento che sia in grado di assicurare una sorta di ius culturae, così lo abbiamo chiamato per altre vicende in Italia, il diritto alla cittadinanza e non soltanto sulla base dello ius solio, dello ius sanguinis, ma attraverso la partecipazione a determinati elementi universitari o di studio. Abbiamo discusso a lungo di questioni anche strategiche. Io ho molto apprezzato moltissimi interventi che si sono succeduti, alcuni anche di nuovi colleghi, come il cancelliere austriaco, che ha fatto un intervento davvero, davvero positivo e valido agli amici alla vecchia guardia. Ma credo che il punto centrale sia che io scorgo la consapevolezza che l'Europa non può minimizzare, non può far finta di niente. Non è che adesso è andata, si fa finta di nulla, poi vedremo, discuteremo. Certo, c'è tutta la dinamica complicata della gestione del negoziato con il Regno Unito. Sapete che entro il 9 settembre il partito conservatore inglese identificherà il nuovo primo ministro. Non ditelo troppo forte in Italia, che è il partito che sceglie il segretario diventa primo ministro, perché non vorrei che ci restassero male, quindi alcuni amici delle opposizioni, ma funziona così nelle democrazie
occidentali, il capo di un partito diventa il primo ministro se quel partito ha la maggioranza. Funziona così, pensate, funziona così nel Regno Unito, funziona così in Germania, funziona così in Spagna, funziona così anche altrove e funzionerà sempre più così in Italia, ma questa è un'altra storia, naturalmente, è una breve incursione nella politica nazionale di cui sicuramente siete felici, non della politica, dell'incursione. Credo anche che sia stata interessante la discussione che c'è stata sulle questioni più inerenti alle nostre proposte, sia nel documento finale di ieri che nella dichiarazione di oggi. Credo sia un risultato importante quello che otteniamo sulla questione migratoria, il riconoscimento del Migration Compact e delle procedure che abbiamo sottolineato. Tra l'altro, anche nell'incontro a tre abbiamo valorizzato con grande forza la necessità di investire, di partire da alcuni stati africani. Credo che sia un fatto molto positivo e importante che il linguaggio sulla crescita e sui giovani sia un linguaggio che ci vede molto convinti. Crescita e competitività, giovani e ideali sono argomenti che 2 anni fa in questo palazzo sembravano démodé o semplicemente, più correttamente, non diciamo alla francese, diciamo all'inglese, non off limits. La discussione su questo sembrava impossibile, però questo dimostra anche che tutto scorre, che tutto cambia e che l'azione politica che l'Italia sta portando avanti, qualche risultato lo sta portando. Durante il Consiglio europeo c'è stato anche un, non lo definisco siparietto, ma una lunga discussione con il mio amico Mark Rutte rispetto alla questione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il rischio era continuare per giorni, anche se eravamo in recupero, a votare, votare, votare. Abbiamo pensato che nella logica europea, nella logica di grande amicizia che lega l'Olanda e l'Italia, credo che Mark lo abbia detto ieri concludendo la conferenza stampa, come presidente di turno, abbiamo deciso, d'accordo con i nostri ministri degli esteri che erano contemporaneamente nel Palazzo di Vetro, nel Salone dell'Assemblea Generale, a verificare lo stato degli scrutini, abbiamo deciso di lavorare insieme, quindi di fare un accordo un anno per uno. Per noi era molto importante poter avere il Consiglio di sicurezza nel 2017, perché come sapete abbiamo più volte sottolineato l'importanza strategica per la politica estera italiana del 2017. Noi avremo in ordine il 25 marzo del 17 i 60 anni dell'Unione Europea, il 26 e 27 maggio a Taormina il G7 e poi gli altri G7 collegati, e a questo punto possiamo dirlo, il Consiglio di sicurezza dell'ONU per avere un triplice strumento di azione. Ma è stato divertente perché mi ha mandato un messaggino, ho scritto agreement o we will continue? Non so se in inglese era perfetta la cosa, ma lui mi guarda e ci siamo fermati un attimo. È bastato stringersi la mano e dare un segnale che è stato molto applaudito ieri, poi quando i ministri degli esteri lo hanno illustrato in sede di Assemblea Generale dell'ONU. Abbiamo dato per una volta una dimostrazione di grande amicizia europea. Credo che sia importante, vado rapidamente a chiudere, che torniamo a casa con la consapevolezza di quanto grande sia la sfida. Gli interventi che sono stati fatti ieri al Parlamento europeo sono davvero emblematici. Da un lato c'è Farage, dall'altro c'è la Le Pen, in entrambi i casi con gli emuli locali, ma contemporaneamente c'è una grande fetta dell'opinione pubblica e della classe dirigente politica europea che ha capito che bisogna rilanciare con forza sull'Europa, che ci crede, che ha voglia di parlare di valori, che ha voglia di parlare non soltanto di mere procedure e regole. Da questo punto di vista, naturalmente, continuiamo a lavorare senza perdere di vista le regole. Non più tardi di qualche ora fa abbiamo ottenuto, ve lo avevo accennato ieri, rigorosamente off. Vedo che questo esperimento non mi pare che abbia funzionato benissimo, miliardo e 400 milioni che abbiamo portato a casa dalla, dall'Unione
discussione dei fondi di sviluppo e coesione è molto importante. Insomma, torniamo a casa con 1 miliardo e 400 milioni, vogliamo inserirlo, vogliamo metterlo a disposizione in particolar modo di piccole e medie aziende, di giovani, di innovazione, di investimenti di futuro. Quindi è 1 miliardo e 4 che vogliamo mettere a disposizione il prima possibile delle realtà più vive e più vitali del nostro paese. Tutta questa discussione naturalmente non avrebbe senso se non dicessi, concludendo, il sentimento di grande dolore che ci ha colpito quando è arrivata la notizia di Istanbul ieri. Le dinamiche dell'attentato ancora sono da chiarire, ma sempre più evidenti anche in virtù di alcune testimonianze video e di alcune testimonianze delle donne e gli uomini che sono scampati dall'attentato. Siamo in presenza dell'ennesimo atto di aggressione all'umanità, al quale dobbiamo rispondere anche in questo caso con maggiore forza, con maggiore unità, con più Europa anche in questo caso. Se l'Europa ci ha dato la pace per 70 anni, ricordiamoci che stando insieme, uniti in Europa, sarà più facile affrontare le emergenze e le sfide che l'estremismo e il terrorismo vuole portare al cuore di ciascuno di noi. Penso di aver detto più o meno tutto. Non so se volete fare delle domande oppure no. Ricordo che penso di sì, però diamoci un tempo stretto e che è in vigore il regolamento CAIZI, per cui domanda secca e risposta secca. Domanda secca, Alberto, io rispondo secco. Pronto? Eccoci. Sì, Presidente, buongiorno. Leggo un'agenzia di Angela Merkel, adesso. L'Italia non può chiedere di cambiare le regole ogni 2 anni, parliamo delle risoluzioni bancarie, però se non sbaglio l'Italia nei colloqui informali, confermati anche da lei, da Dombrovskis ieri, l'Italia non chiede di cambiare le regole, chiede di utilizzare le eccezioni previste nelle regole attuali, nelle A direttive proposito di bail-in, cosa? banche, salvataggi, eccetera. Adesso lei era, il governo italiano dice che non ci saranno piani, però colloqui ci sono. Ecco, quale può essere il punto di caduta di questi colloqui se mai sarà necessario avere qualcosa sulle banche? Grazie. Devo purtroppo confermare quello che è stato detto, nel senso che nessuno di noi vuole cambiare le regole. Le regole sono state cambiate l'ultima volta nel 2003 per consentire alla Francia e soprattutto alla Germania di superare il tetto del 3%. Allora il governo italiano, guidato da Silvio Berlusconi, accettò di violare le regole per fare un favore alla Francia e alla Germania. Questo è accaduto in passato. Non è più accaduto nel senso che noi abbiamo una grande capacità di rispettare le regole e continuiamo a farla. La questione bancaria non è all'ordine del giorno, nonostante che sia, credo, in molti vostri pezzi, non è all'ordine del giorno perché è una questione che non vede delle richieste di modifiche di regole. Come è noto, l'ho detto però mi pare anche a Berlino, quindi non vorrei ripetere la risposta, mi perdonerete su questo. Come è noto, purtroppo noi abbiamo perduto l'occasione di intervenire in modo strutturale come ha fatto la Germania, direi intorno al 2010, forse un po' più 2011. La Germania, così lo diciamo con molta chiarezza, la Germania ha messo 247 miliardi di euro per salvare le proprie banche. L'Italia non lo ha fatto perché chi stava al governo in quella fase ha scelto di non. Io ho rispetto per il presidente Berlusconi, per il presidente Monti e per il presidente Letta. Quando si poteva fare, non l'hanno fatto. Punto. Ma è inutile stare a fare discorsi, è inutile stare a piangere sul latte versato. Allora si poteva fare e non si è fatto. Non possiamo farlo adesso che le regole sono diverse. Noi non abbiamo mai chiesto di modificare le regole. Quello di cui siamo assolutamente certi è che nella situazione in cui siamo, se vi fossero dei problemi, noi saremmo nelle condizioni rebus sic stantibus, con le regole attuali, le cose così come stanno, comunque di proteggere i denari dei correntisti e dei cittadini. Cioè, il mio messaggio è: non c'è rischio per il denaro
del contribuente e del cittadino. Punto. Il resto sono le consuete discussioni che appassionano molto gli addetti ai lavori, ma che non hanno una ricaduta nella sostanza, perché gli strumenti ci sono per poter arrivare a questo obiettivo senza modificare le regole. Voglio però dire una cosa, per essere chiari. Questo tema non è all'ordine del giorno. Lo continuiamo a continuate a inserirlo perché purtroppo di fronte a un grande fatto come la Brexit, l'atteggiamento talvolta tipico che noi abbiamo è quello di pensare sempre e soltanto a quali sono le ricadute per l'Italia. Il problema italiano in questo momento è essere leader in Europa e cambiare le regole del gioco, non bancario, ma le regole politiche del gioco in Europa. Quando dico cambiare regole, non dico cambiare i trattati, dico dare più attenzione ai valori, dare più attenzione agli ideali. Vi dico l'Europa che sia l'Europa degli asili nido, della cultura, dei musei e degli innovatori e non soltanto l'Europa dei burocrati e dei finanzieri. Questo è il nostro approccio. Invece noi abbiamo una sorta di riflesso condizionato, quasi pavloviano, in cui costantemente pensiamo a quello che può succedere. Non c'entra niente ciò che sta avvenendo in queste ore con le questioni bancarie italiane, perché, come è noto, questo problema doveva essere affrontato 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa e non è stato fatto. E bisogna prenderne atto, ormai. Punto. Chiudo. Dal nostro punto di vista, la discussione che si è fatta questa mattina è stata molto interessante. Si è parlato poco di banche e molto di deficit, perché alcuni paesi rischiano la procedura per deficit, o meglio, più correttamente, il sanzionamento per deficit. Mi riferisco specificamente alla Spagna e al Portogallo. E sia Mariano Rajoy che Antonio Costa hanno detto due cose molto semplici. Ha detto Rajoy: io ho portato dal 9 al 5% il deficit, perché volete sanzionarmi? Viceversa, Costa ha detto: neanche io, quello prima di me, che era di destra, ci ha aiutato a portare il paese per la prima volta, poi accadrà quest'anno, sotto il 3% del deficit. Potrebbe esserci uno scarto dello 0,2, perché volete sanzionarci? Ma la discussione non ha riguardato l'Italia. Ha riguardato la Spagna e il Portogallo. Volete sapere che cosa ho detto io? Io sono intervenuto per dare ragione alla Spagna e al Portogallo. Perché secondo me è un assurdo che non si utilizzi il buon senso in queste vicende. Ma ripeto, riguarda gli altri. Noi abbiamo l'1,8, non il 3, l'1,8 il prossimo anno di deficit. L'1,8, con il deficit più basso degli ultimi 10 anni. Ecco perché credo che sia importante avere un atteggiamento che sia rispettoso della realtà. La realtà è un'altra. L'Italia ha ragione, Angela Merkel non chiede di non rispettare le regole. Gli ultimi a non rispettare le regole furono i tedeschi nel 2003, grazie all'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che glielo consentì. E credo che nessuno possa negare che Berlusconi sia un uomo generoso. Questa non mi è venuta bene, ma non era polemica, diciamo. John Foley. Eccomi qua. Eccolo. Salve, John Foley, agenzia Bloomberg. Domanda di interessi soprattutto per la City di Londra. Il presidente Hollande ieri ha parlato delle conseguenze del voto per le operazioni di compensazione in euro, che l'Inghilterra perderebbe il diritto di fare queste. Volevo sapere, lei è più punitivo, più gentile? È impossibile essere più gentili di François Hollande, che è una delle persone più gentili che conosca. Io credo che la discussione sugli aspetti finanziari legati alla City, si farà nei tempi previsti. Da parte mia, condivido molto il principio per il quale l'Europa debba essere non dura, ma molto chiara nei confronti del Regno Unito. Oggi su questo ha fatto, per altri versi, era più legato al mercato interno, un ottimo intervento Joseph Muscat di Malta. Quindi, nel merito delle singole questioni, si pronunceranno i tavoli addetti ai lavori. Non anticipo le mie valutazioni in merito. Nel metodo le dico che non è pensabile far finta di non rendersi conto che nel frattempo è cambiato il mondo. È evidente che se il Regno Unito esce, ed è uscito,
alcuni elementi di positività che ha avuto saranno destinati a venire meno. Insomma, alla fine io penso che ci rimettano più i britannici che non gli europei. Questa è la sintesi. Ora, se no faccio troppi giri di parole. Le regole noi non le violiamo. L'ultima che l'ha violata è la Germania nel 2003. Due, perché almeno faccio la versione sintetica. Vi faccio i tweet di risposta così, dopo aver fatto lunghi discorsi. Noi non violiamo le regole perché abbiamo deciso di rispettarle. Gli ultimi sono stati i tedeschi nel 2003. Due, i britannici hanno scelto, ci dispiace, però alla fine, sul medio periodo, sarà più un problema loro che nostro. Perché penso che questa decisione avrà delle conseguenze pratiche. Va bene, così vado più rapido nella sintesi. Vai. Sì. Prego. Buongiorno, Maria Maggiore, Radio Popolare. Lei è stato a Berlino, poi dove avete fissato delle priorità, appunto lei parlava dei valori, poi oggi sono state confermate e vi vedrete in settembre. Lancerete dei nuovi piani, volete dare delle proposte concrete, perché questa volta dovrebbero funzionare quando in questi mesi, in questi anni abbiamo visto che a 27, 28 fino ad ora non hanno funzionato? Non era il momento, giustamente, questo shock del Brexit per proporre qualcosa di diverso nel modo in cui questa macchina va avanti? È evidente che ciascuno di noi può sempre sperare che accada qualcosa di diverso. E il benaltrismo come categoria dello spirito funziona sempre. Abbiamo fatto questo, sì, ma ben altro sarebbe servito. Io definisco benaltrismo la filosofia che di fronte a un risultato dice sarebbe stato meglio un altro. Penso però tuttavia che bisogna guardare la realtà per com'è. L'Europa è una macchina complessa, complicata. Io per primo ho dovuto prenderle le misure, l'Europa intesa come istituzioni, e non è detto che ancora ci sia riuscito fino in fondo. In Europa vige il principio dell'un passo alla volta. Le dico che cosa ho provato io in questi 2 anni. Nel giugno del 2014 non volevano mettere la parola flessibilità nel documento finale del vertice di Ypres. Cioè, non è che non volevano darmi la flessibilità, non volevano mettere la parola come ipotesi nel documento. Nel gennaio 2015 la flessibilità è arrivata, valeva 18 miliardi, nel 2016 altri 14 miliardi, sono denari che hanno consentito all'Italia, nel rispetto delle regole, perché la flessibilità è prevista dalle regole, quindi senza cambiare le regole, votate anche dall'Italia, il Fiscal Compact, clamoroso errore secondo me, ma votato dall'Italia, noi abbiamo, grazie a questo complesso equilibrio, abbiamo portato a casa poco più di 30 miliardi di flessibilità. Ben altro sarebbe servito, la rivoluzione del Fiscal Compact, sì certo, ma nel frattempo hai portato a casa questo. Sulla migrazione, quando nell'aprile del 2015 è accaduto quello che è accaduto nel Mar Mediterraneo, con 700 morti più o meno, poi dirò una parola anche su questo, e noi abbiamo chiesto il vertice straordinario, il principio è che valeva Dublino, ma non sto parlando di 10 anni fa, sto parlando di 1 anno e 2 mesi fa. Ed eravamo soli, isolati come un virus, a chiedere di superare il principio di Dublino e di avere una strategia comunitaria. A distanza di 14 mesi, per i motivi più vari, oggi la politica è diversa. È sufficiente? No, ancora no, ben altro sarebbe necessario fare sulla questione migratoria. Ma intanto c'è il Migration Compact, ma intanto si capisce che bisogna fare l'accordo col Niger, col Mali, con i paesi africani, ma intanto si capisce che bisogna mettere i soldi per l'Africa, ma intanto si capisce che se vogliamo dire aiutiamoli a casa loro, bisogna aiutarli a casa loro, perché non è che gli puoi dire aiutiamoli a casa loro e come hanno fatto i governi di centrodestra in Italia poi tagli costantemente i soldi sulla cooperazione internazionale. Ben altro sarebbe necessario, una grande strategia europea per l'Africa, sì, sono d'accordo, però non si può fare perché non ce la fanno fare, un pezzettino alla volta ce lo stanno facendo fare, i primi 500 milioni per il Migration Compact sono realtà. Potrei proseguire a lungo
Io credo che non basti 1 miliardo e 400 milioni per rilanciare le piccole e medie imprese o i fondi per i giovani, ma ben altro sarebbe necessario per avere questi, ma intanto oggi 1 miliardo e 400 milioni. Cioè, la nostra politica è una politica che ha chiara la visione e l'orizzonte. Spero che finalmente almeno tra di voi sia chiaro quello che da 2 anni e mezzo cerco di dire, e cioè che noi abbiamo una precisa strategia. Andiamo avanti a piccoli passettini alla volta, perché purtroppo le regole del gioco sono queste. Non ci sono alternative. Per come funziona adesso l'Europa, le regole del gioco sono un pezzettino alla volta, un passettino alla volta. Finisco. Nella mia testa sarebbe stato molto più semplice diventare Presidente del Consiglio in un quadro normativo che non comprendesse il Migration, che non comprendesse il Fiscal Compact e che non comprendesse l'accordo di Dublino. Banalmente, se non c'era il Fiscal Compact, il limite che valeva era il limite del 3% sul deficit, non l'1,8 con flessibilità inclusa. Per essere chiari, è un margine di 25 miliardi di euro di spazio in più. E abbiamo recuperato questi 30 miliardi, non a caso, cosa dicevate voi nei vostri pezzi 3 anni fa? Il Fiscal Compact costerà all'Italia 50 miliardi, preciso, fate i conti, sono quelli. Io avrei preferito diventare Presidente del Consiglio con delle regole che non fossero quelle del Fiscal Compact, cioè, lo rispetto. Però questo è il punto sul quale sono leggermente più suscettibile. Noi le regole le stiamo rispettando, cerchiamo di cambiarle là dove non ci convincono, ma le stiamo rispettando. E vorrei che gli italiani fossero orgogliosi di un paese che è tornato, facendo le riforme e rispettando le regole, ad essere talmente credibile da essere coinvolto nelle discussioni fondamentali per rilanciare l'Europa. Questo è il punto. Naturalmente il benaltrismo vincerà sempre, perché si può sempre fare meglio e probabilmente si dovrebbe sempre fare meglio, ma la realtà di oggi è che di fronte allo shock della Brexit c'erano due alternative. La prima, quelli idealisti che dicevano basta, riscriviamo da capo tutto, rifacciamo un grandissimo, gigantesco accordo, un trattato, una convenzione, salvo poi ignorare che le convenzioni, quando poi arrivi al referendum, abbiamo visto che fine hanno fatto. Dall'altro c'era chi diceva facciamo finta di niente, quieto a non muovere. Si è trovato ancora una volta una via di equilibrio, un punto di sintesi, un punto di compromesso. Ora, pensare che io in Europa vado avanti a punto di compromesso e punto di sintesi mi colpisce per come sono fatto di carattere, ma è l'unica soluzione e l'Italia sta dando una grande mano in questa direzione. Stiamo spingendo ogni giorno il confine un po' più in là. Poi si va via. Presidente. Ieri Draghi vi ha illustrato l'effetto della Brexit sulla situazione economica dell'Unione, ha detto un impatto dello 0,5% del PIL. Volevo sapere se avete valutato per quanto riguarda invece l'economia italiana, secondo voi, insomma, se ci sarà un impatto e di che tipo. E poi rapidamente, semplicemente, se dopo queste discussioni di questi 2 giorni lei ha l'impressione che la Brexit possa far partire un effetto domino o no? Il documento di oggi, direi, fa esplicito riferimento alla luce delle considerazioni che Mario Draghi ha espresso nella giornata di ieri, alla necessità, in caso di emergenza, di intervenire. Adesso non mi ricordo l'espressione, l'avete visto, se avete quel testo del documento, insomma, il documento finale è stato già reso pubblico, quello a 27, c'è un passaggio che dice sostanzialmente che in caso di turbolenze, diciamo, di difficoltà causate dalla situazione, c'è lo spazio per interventi, diciamo, cioè l'Unione farà tutto ciò che deve fare per dare una risposta molto, molto forte. Quindi l'ipotesi che le cose vadano un po' peggio di come si immaginava sta nella logica dei fatti. Cioè, Draghi mi pare che abbia parlato, o perlomeno così viene riportato, non soltanto dalla Banca Centrale Europea, di un possibile abbassamento della crescita. Noi abbiamo uno studio, lo ha detto molto bene Padoan, che sottolinea come il nostro rapporto
di interscambio con UK non è il primo a risentire delle eventuali tensioni, quindi l'effetto teoricamente è sull'economia reale più limitato. Sappiamo che comunque ovviamente se c'è un rallentamento di tutti ci sarà un rallentamento anche dell'Italia, ma non abbiamo fatto uno studio e mi pare francamente che adesso il nostro obiettivo debba essere quello di fare di tutto per cercare di fare la nostra parte senza preoccuparsi di quello che accade fuori. Lo dico perché mi arrivavano oggi dei dati, avete visto che ieri o ieri l'altro sono usciti i dati del sud, del mezzogiorno, che vedono che il mezzogiorno è cresciuto dell'1% nel 2015, più della media nazionale. Si dirà, beh, guarda da dove partiva, poco da, anche qui in questo caso, ben altrismo applicato ai massimi sistemi, verissimo. Però quello che voglio sottolineare è, sto guardando appunto i dati, se riesco a trovarlo, eccolo qua, che in realtà noi abbiamo un, mi limito ai consumi e agli investimenti per capire il gap con gli altri paesi, noi sui consumi abbiamo sostanzialmente i consumi delle famiglie sul primo trimestre del 16 rispetto al primo trimestre del 15 praticamente pareggiato rispetto ai tedeschi e ai francesi, 1,7, 1,8, 1,5. Noi siamo 1,5, quindi siamo ancora un po' sotto, ma siamo sostanzialmente con un gap che è dello 0,2, che è quasi fisiologico per alcuni aspetti. Ma il nostro problema è sugli investimenti fissi lordi. Nel primo trimestre del 2016, sul primo trimestre del 2015, noi abbiamo fatto più 1,8, Germania e Francia più 2,8. Intendiamoci, siamo tornati al segno più. Sono stati per 3 anni, 12, 13, 14, in cui andavamo col segno meno. Tuttavia ancora non siamo a quel livello lì. Perché? Perché purtroppo ancora qualcosa va fatto, e lo faremo, per sostenere la nostra economia dal punto di vista degli investimenti. Cioè più keynesiani e meno analisti come profilo. Facciamo partire gli investimenti che sono bloccati e credo che questo ci permetterà di recuperare il gap che ancora ci divide dagli altri paesi, in un quadro in cui, peraltro, dopo tanto tempo, siamo tornati al segno positivo. Non abbiamo però degli studi specifici sul quanto rischiamo rischiamo di ridurre la nostra crescita, lo vedremo nelle prossime settimane. Padova è più ottimista. Abbiamo Carretta. E poi basta. Abbiamo altre 3 domande. Conti, Caizzi e collega. Carretta, Conti, Caizzi e collega, sono 4, ma va bene, vai, no perché avendo appena a lungo discusso di economia, non ho 4 domande, Carretta. Rapidamente, il deficit del Regno Unito è ben più alto di quello dell'Italia, 4,4% nell'anno passato se non ricordo male, questo in qualche modo... Sicuro? L'anno passato secondo me era più alto. A naso ti direi il 5 l'anno passato, perché era la discussione, vabbè, comunque al di là di questo, questo non smentisce, Sandro, prenditi utile, controlla il dato, non smentisce l'argomento secondo cui alla fine l'austerità favorisce il populismo anti-europeo, non c'è qualcosa di in realtà più profondo della semplice questione austerità? E su accordi commerciali Stati Uniti e Canada, c'è una maggioranza per esempio sul Canada perché l'accordo sia misto, contrariamente a quanto chiesto dall'Italia. Il TTIP è rimesso in discussione, le conclusioni non sono così positive. Siamo alla fine della politica commerciale comune europea? Sono 4 domande e Carretta ce ne ha messe 3 dentro. Allora, prima questione, il deficit. A naso direi che gli inglesi hanno un deficit abbastanza alto nel 2015, mi pare intorno al 5%, non sono i soli, anche questo, per tornare a dire che l'Italia, che come direbbe D'Argenio rispetta le regole, è uno dei paesi che più di ogni altro ha fatto uno sforzo per ridurre il deficit. No, perché Carretta non vive a Roma, ma legge i giornali come tutti e vede che questa discussione sembra quasi incredibile. Quindi primo tema, la Germania parla di tante realtà, ma se noi guardiamo i dati, vediamo che l'Italia è prossimo anno 1,8, la Francia intorno al 4, la Spagna intorno al 5, il Regno Unito sicuramente quest'anno intorno al 5. Quindi siamo tra i paesi messi meglio come deficit. Primo tema. Vengo alla domanda invece politica che ha fatto Carretta circa il rapporto tra deficit e consenso popolare. Io credo
che sia abbastanza riduttivo pensare di dare un giudizio sul voto in Regno Unito e più in generale anche altrove sulla base semplicemente di un parametro economico. Ma se lei guarda i dati del referendum in UK, vede che nelle aree in cui più forte è stata la crisi della manifattura, più forte è stato il successo del Leave. Dunque, indipendentemente da un giudizio su anno sul deficit, a mio giudizio può essere affermato il principio per cui l'elemento del populismo è più forte laddove è più forte la crisi finanziaria ed economica. Lo dimostra il fatto che, e questa è una mia lettura che non tutti hanno condiviso, anzi qualcuno l'ha contestata durante le elezioni regionali in Francia, il primo turno, il grande successo di Marine Le Pen al primo turno in Francia deriva sì sicuramente dalla preoccupazione all'immigrazione, come pure in parte anche i risultati in Inghilterra, in Gran Bretagna sono legati a questo, ma deriva per me soprattutto dalla situazione di tensione dal punto di vista occupazionale e del lavoro. Quindi, pur non potendo esprimere un rapporto, anche perché non è un anno che ti fa la differenza sul deficit o sull'austerity, tra austerity e consenso, io questo ragionamento lo accolgo, dico però contemporaneamente che là dove c'è maggiore crisi sociale, lì è più forte la diffusione del populismo. E purtroppo i risultati del Regno Unito sembrano andare in questa direzione. Lei guardi alcune aree urbane dove più forte è stata la tenuta del sistema manifatturiero tradizionale inglese, che come sapete è profondamente diverso rispetto a quello di 20 anni fa o 30 anni fa, vedete che i dati sono molto diversi. Naturalmente poi per Londra il ragionamento non vale, vale a parte per la finanziarizzazione e la particolarità di Londra, ma anche per la globalità che questa città esprime. L'altra domanda era? Canada. Si è discusso, devo dire, abbastanza poco di questo, prevale un sentimento di riflessione da fare su che cosa serve, dal punto chi è il soggetto, il player della politica commerciale in Europa, cioè alla fine la Commissione dice, e quindi c'è il tema anche del CETA e della discussione sul Canada, scusate ma noi che ci stiamo a fare? Trattiamo noi oppure ogni Parlamento è sovrano per cui ogni singolo eventuale blocco determina il fallimento dell'intera operazione? Questo ragionamento vale sul Canada, credo che valga un po' meno per il TTIP, su cui ogni giorno che passa e ogni momento che avvicina la scadenza del mandato del Presidente degli Stati Uniti rende anche semplicemente logisticamente meno facile che si arrivi a un accordo. Non è che io dico soltanto che l'impressione che tutti hanno è che se non si chiude l'accordo entro la presidenza Obama sarà più difficile chiuderlo dopo. Buongiorno, Gallavotti della DN Kronos. Le volevo chiedere una cosa, se posso. Se proprio insiste, va bene. Solamente qualche mese fa, 2 o 3 mesi fa, in questa stanza lei predisse che il 2016 sarebbe stato l'anno in cui l'Italia sarebbe liberata dalla crisi delle banche. Ora ci sono delle cose che sono al di là della potestà del governo, ma il fatto che una delle più grandi banche italiane è tuttora senza amministratore delegato, che abbiamo un presidente della Consob, diciamo, criticato. Volevo capire se il governo, pur nel rispetto delle rispettive competenze, si sta attivando per cercare di spingere questi problemi che verso una soluzione, problemi che non aiutano in una fase complicata come questa. Confermo la profezia, la predizione di qualche mese fa. Sorrido perché qualcuno in Italia dice, vedi Renzi pensa alle banche. Sono costretto a farlo. Per carattere personale di tutto mi sarei occupato tranne che di istituti di credito. Io conosco le banche dall'alto dei miei mutui come profilo personale, ecco, come un qualsiasi cittadino. E la lobby a cui appartengo è la lobby dei Boy Scout, che è una lobby molto pericolosa, ma rispetto alle polemiche che vengono fatte trovo davvero sorprendente ciò che viene detto. Dopodiché, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo messo il sistema in sicurezza. Abbiamo fatto l'operazione delle banche popolari, che sono
le operazioni che servono a evitare gli autentici scandali che si sono registrati nel settore delle banche e che io spero che portino ad avere dei responsabili. Io non devo essere io a giudicare, ma insomma mi auguro che le azioni di responsabilità necessarie si facciano. E ogni riferimento, ad esempio, a ciò che è avvenuto nel Nord-Est è puramente voluto. Mi sembra ovvio, evidente, che se il meccanismo è ogni testa un voto, ogni socio un voto, il voto capitario, il meccanismo aveva delle distorsioni. Chi è quello che ha cercato di cambiare questo meccanismo? Un ministro del Tesoro che si chiamava Carlo Azeglio Ciampi con un direttore generale del Tesoro che si chiamava Mario Draghi. Correva l'anno 1998. Loro provarono a fare la riforma delle popolari. Non ci riuscirono perché il Parlamento disse no. Siamo arrivati noi e abbiamo fatto questo. Altro che piacere alle lobby. Questa è una cosa che va nell'interesse dei consumatori, dei cittadini, dei correntisti. Se la riforma delle popolari ci fosse stata 25 anni fa, non si sarebbe registrato quello che si è registrato nel Nord-Est. Non ci sarebbe stato. È chiaro questo o no? Perché bisogna vincerla. Oggi ha fatto un articolo, credo, Giuliano Ferrara, oggi o ieri, su questo. Bisogna vincere questa filosofia per cui chi fa interventi sul sistema del credito fa un piacere alle banche. Io voglio fare l'interesse dei correntisti, dei cittadini. E naturalmente ci sono i banchieri bravi e i banchieri colpevoli. Questo è evidente, è banale. Poi abbiamo fatto la riforma delle banche di credito cooperativo, che era un altro tema ampiamente atteso. Naturalmente non tocca mica a me decidere chi fa l'amministratore delegato di Unicredit. Decideranno. È una grande banca. I soci credo che abbiano consapevolezza del fatto che una grande banca come Unicredit ha bisogno di una guida stabile e solida. Mi pare di poterlo dire senza aver detto cose particolarmente market sensitive. Mi sembra di aver detto una cosa abbastanza banale. Ma il nostro punto di vista sulle banche è che il nostro governo ha fatto pulizia nel settore del credito. Se vi fosse stato a monte la bad bank, sarebbe stato ancora meglio. No, si è scelto di non farla e noi troviamo le soluzioni che abbiamo individuato. Aggiungo che il fondo Atlante è un fondo che ha dato una risposta importante e che è nelle condizioni di essere ricapitalizzato, ulteriormente capitalizzato. Per cui, alla fine, di che cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo del fatto che da qui nei primi due anni abbiamo fatto molti interventi sulle banche per aiutare il nostro paese ad prendersi cura dei correntisti. Anche l'operazione del salvataggio delle quattro banche ha permesso di salvare i correntisti di quelle banche. E soltanto una strumentalizzazione politica spiegabile, ma francamente indecorosa, impedisce di vedere la realtà, e cioè che noi abbiamo mandato a casa i consigli d'amministrazione di quelle banche. E abbiamo salvato i correntisti e i cittadini. Allora, questa è la realtà. E chi ha un minimo di onestà intellettuale la conosce. Poi, naturalmente, si può affrontare la realtà per quella che è o vivere di demagogia e di negazione della realtà. Ma la realtà è che questo governo ha salvato i correntisti e i cittadini. Perché? Perché se io sono uno che porta i soldi in banca e ha paura che poi non ci siano più, è chiaro che vivo preoccupato. Si parla di sicurezza e la prima sicurezza è quella di avere la sicurezza dei propri soldi. E quindi noi siamo nelle condizioni di assicurare ai cittadini che i loro soldi sono al sicuro. Poi, se si tratta di intervenire su qualche manager bancario che non ha fatto il proprio lavoro, spero che si intervenga con la massima decisione e determinazione. Noi, con la regola delle popolari, abbiamo interrotto un sistema perverso e siamo orgogliosi di questo lavoro fatto. Rispetto alla Consob, come è ovvio, il Presidente del Consiglio rispetta le autorità indipendenti. E se noi non ci abituiamo a rispettare le regole del gioco interne, non saremo mai credibili agli occhi esterni. Punto. Quindi c'è la Consob e noi la rispettiamo. Ivo Caizzi, scuso, c'è una domanda di Donato Bendicenti. Allora, che inizia con la B e non con la C, tutti con la C riprendono. Allora,
Ivo Caizzi. Se c'è Cendicendisi. Dai. Ivo Caizzi del Corriere della Sera. Questo meccanismo del botta e risposta non funziona, Caizzi. No, è venuta benissimo. Sul punto di vista, diciamo. Senta, lei ha evocato soprattutto il Fiscal Compact, ma anche altre delle regole varate in Europa per cui non è chiarissima l'utilità dell'Italia, tipo le nuove regole bancarie o l'avallo alle deviazioni fatte in passato dalla Germania e dalla Francia. Alla luce del pesante impoverimento che c'è stato in Italia negli ultimi anni, non crede che i cittadini avrebbero diritto di conoscere le responsabilità politiche di come è stato tutelato il nostro paese in Europa sotto i governi che lei ha citato, e mi riferisco ai governi Letta, Monti e Berlusconi? No, commissione parlamentare. La commissione parlamentare riguarda il Parlamento, quindi fortunatamente non me ne occupo. Il resto si chiama democrazia e quindi in fase elettorale ciascuno tirerà le proprie conseguenze. Quello che voglio dire è che noi, vorrei che fosse chiaro questo, l'Italia è qui non dalla parte degli imputati o degli esaminandi. L'Italia è qui dalla parte di quelli che vuole dare, di coloro i quali vogliono dare una mano all'Europa per tornare a fare il proprio lavoro. Questo deve essere fondamentale, cioè è cambiata la prospettiva. È totalmente cambiata la prospettiva. Bisogna però che anche noi ci liberiamo di un meccanismo per cui tutte le volte stiamo a dire: ah, ma loro ci dicono questo, ci dicono altro, ci dicono solo. Ci possono dire quello che credono. Noi sappiamo che cosa va fatto e lo facciamo. Punto. Questa discussione sulle banche è emblematica, è da 4 giorni che non parliamo altro che di banche. Io vi dico, quello che c'è da fare sulle banche lo sappiamo, lo faremo, e lo faremo nella convinzione che serve al Paese e nel rispetto delle regole europee. Punto. Basta con il continuo aprire la discussione, ma Tizio ha detto questo, Caio ha detto l'altro, perché è un ragionamento di subalternità dell'Italia rispetto agli altri. Noi non siamo qui a prendere le lezioni dal maestro. Noi siamo qui a essere una parte significativa di questa grande istituzione europea che è il Consiglio, la Commissione, il Parlamento e tutto il resto. Dunque, da questo punto di vista credo che la risposta a Caizzi sia: noi siamo consapevoli del nostro ruolo. Circa le responsabilità degli altri, rimetto alla valutazione degli organi parlamentari la proposta Caizzi ed altri di istituzione di una commissione parlamentare. E credo sia già stata avanzata rispetto ad alcuni fenomeni europei, una anche da un premio Nobel mancato, però inizia con la B e non con la C, presidente... e non è ben dicenti. Presidente Marco Conti del Messaggero, le volevo chiedere, lei prima ha citato gli emoli dei Farage e delle Le Pen italici, che effettivamente 5 Stelle e anche una certa destra stanno un po' cavalcando anche la Brexit a modo loro, meglio sulla politica nostrana. Lei dal referendum inglese, proprio che si è caricato di tante cose che lei prima ha in parte accennato, non tema che quelle cose si possano caricare anche sul referendum nostro, cioè il referendum di ottobre? Dunque, rispetto alle questioni di qua, i 5 Stelle stanno con Farage e Salvini sta con Le Pen. Auguri. Punto. Cioè, credo che gli altri invece stiano su posizioni che hanno un'altra idea di Europa. Io ho sentito ieri gli interventi in Parlamento europeo di Farage, con accanto gli italiani che appartengono al suo gruppo che applaudivano, e di Marine Le Pen, e dico che sono contento di non pensarla come Farage e come Le Pen. Punto. Il nostro referendum è diverso. Naturalmente ha come elemento comune che è un referendum, e quindi di conseguenza è un referendum sul quale occorrerà una grande operazione capillare, porta a porta, casa per casa, da parte dei comitati, dei volontari, delle associazioni, per andare semplicemente a spiegare di che si parla. Cioè,
Io sono accusato di voler personalizzare questo referendum, no? Quante volte me l'hanno detto? Perché ho detto che nel caso in cui dovessimo perdere questo referendum ne trarrei le conseguenze anche a livello personale, dicendo una cosa che è banale, che è normale, che è fisiologica. Soltanto da noi c'è il principio che i politici che perdono rimangono lì e continuano per 50 anni a fare carriera politica. Non è così nel resto del mondo. Ecco perché questo elemento di novità profondo che noi abbiamo inserito è stato immediatamente preso e utilizzato per personalizzare lo scontro. Ma io vorrei che si discutesse del merito del referendum. Se vince il sì, l'Italia non ha più il bicameralismo paritario. Vuol dire una sola Camera dalla fiducia, come succede in tutto il resto d'Europa. Se vince il sì, l'Italia diventa un paese dove c'è soltanto una Camera che dà la fiducia. È un principio sacrosanto che sia soltanto una Camera dalla fiducia. Lo hanno sempre detto tutti. Se vince no, rimaniamo con un meccanismo di Camera e Senato. Cosa ha portato il meccanismo di Camera e Senato? In 70 anni 63 governi diversi. Tutte le volte che lo dico mi ridono in faccia. Secondo punto, se vince il sì, si riducono i politici. Non è vero che si riduce la politica, si aumenta il livello della politica. Non è che bisogna avere più politici per fare più politica. Noi abbiamo 945 parlamentari, nessun paese ha questo numero di parlamentari. Siamo il Parlamento più costoso del mondo. Ognuno può avere, dice, qual è il tuo pregio? Io ho fatto le classifiche dell'innovazione, io sono in testa alle start-up, io sono in testa sulla qualità della vita, io sono in testa sulla qualità dell'educazione. Tu cosa c'hai? Io sono in testa sulla qualità sulla quantità dei politici e su quanto costano. Io non voglio più essere in testa a questa classifica. Se vince il sì, i parlamentari diventano 630 alla Camera e 100 senza stipendio perché sono eletti attraverso altra modalità tra i sindaci e i consiglieri regionali, come accade in altre realtà. La Francia ha un meccanismo per alcuni aspetti analogo. Se vince il sì, le regioni smettono di andare a fare politica turistica in giro per il mondo. Noi abbiamo avuto brillanti esempi di politica turistica di piccole regioni italiane che vanno in Cina per una settimana a spiegare come fare l'incoming turistico. Ora voi, secondo voi, senza dire il nome delle singole regioni, che tutte le volte che lo dico perdo l'1% nei sondaggi di quella regione per il referendum, perché c'è anche un giusto senso dell'amor proprio, vi sembra normale che la promozione turistica in Cina la faccia una piccola regione? Aggiungo anche una grande regione. Vi sembra normale che ci sia sulle politiche energetiche di trasporto 20 differenti modelli regionali? Che sui rifiuti, se tu fai una strada in Emilia-Romagna c'hai una certa politica dei rifiuti. La variante di Valico è arrivata con periodi diversi perché la politica dei rifiuti dell'Emilia-Romagna era diversa da quella della Toscana, non dei rifiuti, della classificazione delle rocce da scavo. Vi sembra normale un paese in cui le opere pubbliche, che sono sempre così puntuali come noto, debbano anche avere l'elemento in più di ritardo legato alla classificazione delle rocce da scavo diverse? Io non dico di non classificarle. E potrei proseguire. Se vince il sì, eliminiamo il CNEL, eliminiamo dalla Costituzione le province, eliminiamo poltrone su poltrone e diamo semplicità al sistema. Se vince no, rimane tutto come adesso. Cos'è che rimane come adesso in ogni caso? Il sistema dei pesi e contrappesi. Non cambia niente. Cioè non è che non c'è più la Corte Costituzionale, non è che non c'è più un sistema di pesi e contrappesi. Noi abbiamo interesse a che si discuta nel merito. Gli altri no. Gli altri non vogliono discutere nel merito perché si rendono conto che questa riforma è una riforma molto importante perché semplifica il paese, finalmente dà la libertà di movimento e di efficienza al paese, ma contemporaneamente non tocca i punti più delicati, non tocca il tema della giustizia, su cui la Commissione D'Alema aveva lavorato, non tocca il tema dei poteri del Presidente del Consiglio, su cui la Commissione di Berlusconi aveva lavorato. Cioè nel periodo del governo Berlusconi e del governo Prodi due analoghe idee di riforma molto diverse nella realizzazione erano state portate avanti dai rispettivi schieramenti. In uno però, in quello D'Alema, accanto al superamento del bicameralismo si poneva anche il tema della giustizia e noi non l'abbiamo toccata.
nell'altro, in quello di Berlusconi, si dava più potere al Presidente del Consiglio e noi non lo tocchiamo. Il Presidente del Consiglio, chiunque sarà, non avrà la possibilità di nominare i ministri, di revocare i ministri. Unicum. Cioè, stiamo discutendo di una riforma che nel merito è una riforma che non può che essere nel merito accettata, vedendo le dichiarazioni, dal 90% della classe dirigente di questo paese, che oggi è contraria. Perché? Perché hanno paura di perdere i posti, in larga parte coloro i quali rischiano il posto, diciamolo con chiarezza ai cittadini. Perché sono tutti d'accordo contro? Perché sanno che quando tu c'hai non soltanto 315 poltrone in meno, ma hai un sistema che viene meno, che è il sistema del blocco e del veto, quando non c'è più la possibilità di avere due maggioranze diverse, per cui allora si fanno gli accordi, quando succede questo è evidente che la preoccupazione della classe dirigente è cercare di dire no, di bloccare. Ma nel merito la discussione è semplice. Volete un Parlamento a 945 o una sola Camera che decide come decide nel resto del mondo dal punto di vista della fiducia? Poi naturalmente uno può dire, io però la riforma l'avrei scritta così. E qui il benaltrismo costituzionale ha un suo spessore, lo devo riconoscere, nel senso che è giusto. Cioè ci sarà sempre chi dice, io l'avrei scritta in un altro modo, io avrei modificato l'articolo 70 mettendo una virgola diversa, vero? Poi considerate che è una riforma che è passata 6 volte al Parlamento. Io quando sono intervenuto alla Camera ho fatto l'elenco anche dei miei dubbi su alcuni punti della riforma. Non vi sto dicendo che questa riforma l'ha scritta Thomas Jefferson redivivo. È una riforma che ha sicuramente degli aspetti migliorabili, ma che ha un grandissimo punto di forza, che restituisce all'Italia la possibilità di essere all'avanguardia nel futuro. Se non passa sta riforma avremo un sistema bloccato. Lasciate stare quello che succede a me, preoccupatevi di quello che succede all'Italia. Avremo la Camera e il Senato dove ci saranno due elettorati diversi, due leggi elettorali diverse, due modi diversi di dar la fiducia. Ci sarà bisogno dell'ennesima larga coalizione e grande ammucchiata e continueremo a non fare le cose come per anni non sono state fatte. Se questa riforma fosse stata approvata 20 anni fa e le riforme conseguenti, da quelle del mercato del lavoro, la pubblica amministrazione, il sistema della tassazione, il sistema dell'educazione, fossero state approvate 20 anni fa, l'Italia oggi sarebbe molto più forte di com'è. La Germania nel 2003, quando non ha rispettato le regole, grazie alla generosità di Silvio Berlusconi, quando la Germania non ha rispettato le regole, aveva un sistema del lavoro e aveva un'organizzazione del paese che era messa peggio del nostro. Però hanno fatto le riforme loro e dopo 10 anni ora sono leader. Noi invece vogliamo rimanere così come siamo? Perdiamo una grande opportunità. Ma il referendum è su questo. Non è un caso che tutti coloro i quali, nei rari momenti di presenza televisiva di persone che non sono d'accordo sul referendum, in quei rari momenti in cui anch'essi hanno l'opportunità di parlare, non parlano nel merito della riforma, parlano di me. Dobbiamo volergli bene. C'era 20 centesimi. Sì. All'ottava volta che Sensi fa capire che dobbiamo prendere anche una domanda con la B, prego. Presidente, intanto grazie. Poi me ne vado e vi lascio Sensi, perché sono le 3:15. Questa non è una conferenza stampa, è un... Intanto grazie al supplemento di risposta, malgrado l'iniziale, gliele sono grato. Arrivano agenzie ovviamente perché ci sono molte conferenze stampa importanti in contemporanea con la sua, tra l'altro quella di Angela Merkel e del Presidente Juncker, che insieme a Tusk ha dichiarato tra l'altro che chi ci sta adesso in questa Europa deve accettare le regole del mercato unico, compresa la libera circolazione. La Merkel ha parlato di un'agenda strategica, raccontando, se crede, la preoccupazione per il momento grave, che ovviamente è grave. Allora io, rifacendomi anche alla domanda della collega Pancheri, le chiedo, torno a chiederle, secondo lei esiste la possibilità di un cosiddetto effetto domino? E che cosa si deve fare in questa agenda strategica come prime cose, come prime titoli, per evitare che ci sia la tentazione progressiva di definire una sorta di Europa alla carta? Io confermo il ragionamento che ho cercato di fare. La domanda mi è preziosa per ribadire un punto. L'Italia ha l'ambizione di guidare il percorso di cambiamento dell'Unione Europea
venendo qui a portare delle idee e delle proposte, non venendo qui a chiedere delle deroghe. Dobbiamo però che essere innanzitutto noi consapevoli di questo cambio di atteggiamento. Anche perché nell'ambito delle regole ci sono gli spazi per fare tutto ciò che serve al nostro paese. Cioè, nell'ambito delle regole attualmente vigenti c'è lo spazio per poter fare quello che serve all'Italia. L'esempio della flessibilità sui conti è l'esempio principe che noi abbiamo fatto. È chiaro però che le regole devono valere per tutti. Le regole con il buon senso, dico, perché non parlo dell'Italia che rispetta le regole, ma se i miei amici spagnoli o portoghesi sono sanzionati per lo 0,2, credo che siamo in presenza di un monstrum giuridico, non delle regole. Cioè, se a fronte della situazione di crisi che c'è pensano di prendersela con gli spagnoli o con i portoghesi per un decimale, vuol dire che non hanno colto il senso profondo della missione dell'Europa oggi. Ma detto questo, noi siamo per il rispetto delle regole, per esempio quelle che lei ha citato a proposito del Regno Unito, che poi è la domanda che aveva fatto Bloomberg prima, anche se in quel caso era più legata a vicende, diciamo, finanziarie e di mercato. È evidente che se gli inglesi, se i britannici stanno dentro l'Unione Europea, hanno una serie di vantaggi, oltre che di limiti, perché devono pagare, sono credo il terzo contributore attivo dopo la Francia e prima dell'Italia al naso, più o meno, o secondo o terzo, diciamo, primo Germania, secondo Francia, terzo UK, quarto Italia, questo è lo scarto dei contributori attivi. Ma se non ci stanno, è il principio del rispetto di tutte le regole per avere accesso al mercato comune, credo che sia un principio di buon senso. Quindi, sotto questo profilo, se ho capito la riflessione che ha fatto Jean-Claude Juncker, la condivido, è una riflessione peraltro che è stata portata con grande puntualità quest'oggi nell'analisi da Joseph Muscat durante la nostra discussione. Allora, concludendo, oggi è accaduto un qualcosa di profondamente importante. Per la prima volta l'Europa 27, ma l'Europa di fronte al proprio futuro. Questo è l'elemento chiave. Il proprio futuro non può essere soltanto una mera discussione sulle regole e sulle procedure. Deve essere un rilancio, deve essere un'Europa che parla un pochino meno di finanze e di banche, un pochino più di valori e di giovani, di ideali, di sogni, di come dare una mano a chi non ce la fa e contemporaneamente di come essere innovativa e competitiva. Questa è l'Europa che abbiamo contribuito a immaginare. Per arrivare a questo, il triplice asset a disposizione del nostro documento finale nasce dalla riunione di Berlino. Sicurezza, immigrazione, crescita e competitività, gioventù. I tre punti che abbiamo presentato in conferenza stampa sono i tre punti che ritrovate nel documento finale. Noi siamo interessati ad essere in prima linea su questo e siamo interessati a farlo non cancellando l'interesse nazionale, anzi dicendovi che l'interesse nazionale siamo nelle condizioni di poterlo difendere in tutte le sedi, e credo che sia importante il 1,4 miliardi di oggi, torniamo a casa con 1,4 miliardi in più, diciamo la benzina ce la siamo pagata, mettiamola così, il gasolio dell'aereo, ma il miliardo, ora diranno miliardo, era una battuta questa su 1,4 miliardi, se no, cioè, immagino, secondo il nuovo britannico, cioè, avete visto, ha speso 1,4 miliardi di gasolio, che credo sia un'impresa un po' complicata da fare, ma questo 1,4 miliardi che sarà a servizio delle piccole e medie imprese, dei giovani, dell'artigianato, delle realtà che non ce la fanno, è un passo in avanti. Accanto a questo c'è un lavoro che noi continuiamo a fare. Il deficit in Italia è sotto controllo, anzi, ben oltre le previsioni di Maastricht. La ristrutturazione delle regole bancarie è stata fatta in Italia con grande attenzione, a partire da popolari e banche di credito cooperativo, e porta ad aver messo in sicurezza il sistema. La gestione del, e naturalmente se ci saranno da fare altre scelte le faremo avendo le possibilità di farle. Contemporaneamente penso che sarà fondamentale però dare un messaggio che o noi ripartiamo
sul grande progetto dell'Unione Europea che verrà, oppure tutta questa discussione diventerà una discussione sterile e inutile. L'Unione Europea ha preso una sberla, e quando prendi una sberla sei sotto shock. Ma si chiama sberla quella che è accaduta, non chiamatela in un altro modo. A fronte di questo, di questa sberla, o l'Unione Europea si rende conto che è arrivato il momento di rilanciare sulle cose che valgono davvero, oppure avremo perduto un'occasione. Io credo che noi possiamo perdere delle battaglie, ma non possiamo perdere delle opportunità. E sotto questo profilo sono molto convinto che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, grazie all'azione di tutti e 27 i paesi, e in particolar modo di chi crede di più in questo grande disegno ideale, io penso che saremo in condizioni di rilanciare con grande forza, perché per me, perdonatemi se ve lo dico, anche se voi vedendomi qui sapete che io non adoro particolarmente tutta la barocca procedura europea, per me l'Europa è un grande sogno, io ci credo profondamente e penso che per i miei figli, per i miei nipoti sia la più grande opportunità, la più grande miniera di pace e di speranza che ha, quindi di conseguenza, lavorando un passettino alla volta per cambiare le cose che vanno cambiate, portando un pochino più là il confine sulla migrazione, e oggi si è fatto un passo in avanti, sulla crescita si è fatto un passo in avanti, sulla flessibilità si è fatto un passo in avanti, però facendo questo lavoro comunque cercheremo di difendere la nostra casa comune. Vi auguro buon rientro e buona giornata a tutti. Grazie mille.